Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Pace e bene, buon anno a tutti carissimi amici, Dio vi accompagni in questo nuovo anno e vi ricolmi delle sue benedizioni. Per noi cristiani, cattolici, il nuovo anno comincia all'insegna di una delle più grandi solennità mariane e nel segno della pace. Dio mandò il suo figlio nato da donna, ci ricorderà la seconda lettura. Celebriamo quindi la maternità della Vergine Maria. Guardare a lei all'inizio di un nuovo anno significa guardare al futuro con occhi di speranza, significa imparare ad accogliere con vera disponibilità i disegni misteriosi di Dio e ad aprirci alla volontà. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato in una mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori andarono senza indugio, si misero cioè in cammino per trovare il bambino di cui avevano sentito parlare. Lo fanno senza dubbio. Sanno di incontrare una persona importante, speciale, perciò affrontano la strada, ne vale la pena. Maria, la madre, custodiva nel suo cuore tutto quanto stava accadendo intorno alla nascita del figlio suo, meditandole nel suo cuore e meditando soprattutto queste meraviglie che il Signore andava operando con il mistero dell'incarnazione. La liturgia di questa solennità, allora, se da una parte ci spinge ad assumere l'atteggiamento dei pastori che partono dalla consapevolezza di andare verso la certezza di un evento tanto atteso per incontrare colui che cambia la storia e che segna una svolta decisiva, dall'altra siamo invitati a guardare al modello materno della Vergine Maria e non solo, ma anche a riconoscerla come madre del Salvatore e ad imitarla nell'atteggiamento umile di servizio al progetto divino. Ma oggi, primo dell'anno, come accennavo all'inizio, celebriamo la giornata mondiale della pace. Ecco, preghiamo davvero il Signore perché ci dia la grazia di essere sempre più consapevoli di una responsabilità personale, al fine di dare anche noi il nostro vero e concreto contributo alla costruzione della pace. Buona domenica a tutti e auguri ancora buon anno.